In compagnia di Rolando Bianchi, bella giornata qui al Tech Stadium a Civitanova Marche, in compagnia e ospite dell'amico Massimo Ganci. È stata una bella giornata, tanti ragazzi, come ti sei trovato? Ma innanzitutto ringrazio Massimo per l'ospitalità e sono trovato bene, è stato divertente. Spero che i ragazzi si siano divertiti e abbiano capito cosa significa il sacrificio per poter arrivare a grandi livelli. Quindi sì, bisogna allenarsi tanto, allenarsi bene, con passione. Ma penso che un ragazzo che viene di domenica a giocare ha grandissima passione, grandissima voglia. Quindi questo è già un aspetto molto, molto importante. Poi è importante anche quello che tu hai fatto una volta terminata la carriera da calciatore, no? Ti sei impegnato, hai studiato, conseguendo patentini da direttore sportivo, da allenatore, quindi stai dimostrando che poi è il merito che porta avanti. Sì, io ho una teoria, sono bergamasco in questo e ne sono orgoglioso, insomma. Mi sono sempre costruito tutto con il sacrificio, con il sudore, quindi sto studiando molto, ho fatto il patentino UEFA B, UEFA A, l'anno prossimo farò il master, ho fatto il corso di direttore sportivo, in più match analysis, sono preparatore atletico, quindi ho fatto veramente tante cose per cercare di arricchire il mio profilo. Poi ovvio per iniziare ad allenare ci vuole tanta pazienza, tanta voglia e tanta determinazione. Io sono determinato, quindi vedremo se avrò l'opportunità di poter fare qualcosa nel calcio. Senti, per chiudere anche oggi un'esperienza con le femminucce della Boca Girle, no? Quanto è bello vedere delle piccole calciatrici che poi si emozionano nel vedere un giocatore come te. Guarda, è bellissimo, ho visto anche tanti tifosi del Torino, io che sono stato tanti anni in Granata, quindi è piacevole, è bello vedere tante ragazze appassionate al calcio e soprattutto è bello vedere questo movimento sta pian piano prendendo piede. Ovvio che ci vuole pazienza, però sono sicuro che si toglieranno anche grandi soddisfazioni alle nostre donne. Grazie a Rolando Bianchi per la Grazie a voi. disponibilità e speriamo di vederci presto a Civitanova. Certo, con piacere, anche perché è una bellissima cittadina. Io sono stato poco e devo dire che ringrazio tutti per l'ospitalità e per avermi fatto vedere un posto dell'Italia molto molto bello.